Perché l'Italia è ancora una repubblica parlamentare? Sebbene il Parlamento sia stato sequestrato con l'astuzia e mercimonia dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, le cui mire anticostituzionali sono chiarissime. Chiedo a tutti i partiti dell'opposizione di adottare ogni mezzo parlamentare illecito, compreso l'ostruzionismo ad oltranza o le dimissioni in massa, via naturale allo scioglimento delle Camere, per impedirgli di portare a compimento i suoi fini. Senza di ciò, in un brevissimo volgere di tempo, l'Italia non sarà più una vera e legittima democrazia. Antonio Tabucchi. Grazie. E adesso io voglio dare la parola, avete visto lì c'è scritto, cioè ci sono articoli della Costituzione, c'è l'articolo 101 che dice che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge. E prima di dare la parola a una persona straordinaria, io vi vorrei ricordare, diciamo poco fa, da figlia di giornalista, che è stato ucciso perché ha fatto il suo mestiere di giornalista, perché ha cercato di informare,